Riconfermato alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettante per il Comitato Regionale appunto della Calabria, Saverio Mirarchi, che comincia da domani ufficialmente, anzi da questo momento, il terzo mandato. È un fatto importante, Presidente, intanto la continuità, perché nella continuità si può fare una programmazione, si può eventualmente stabilire di raggiungere determinati obiettivi. Sì, è una continuità che deriva dall'esperienza delle persone che ovviamente al mio fianco quotidianamente condividono con me questo percorso e che ci ha portati effettivamente in questo quadriennio a lavorare, ad impegnarci e a ottenere dei risultati importanti. Io credo che l'attenzione che abbiamo dato ai nostri giovani, la realizzazione del Centro Tecnico di Formazione Federale e l'aver portato il Torneo delle Regioni con 2000 presenze e aver fatto quel sano turismo sportivo di cui tanto c'è bisogno in questa nostra regione siano, diciamo, le cose più evidenti. Alle spalle c'è il lavoro che ci ha portato a dare credibilità a questa nostra regione, una credibilità che si è guadagnata sul campo e che, perché no, ha favorito e aiutato anche la presidenza del nostro Nino Cosentino, che è attualmente il presidente della Lega Dilettante. Che fra poco manderemo addirittura al Consiglio Federale, lo abbiamo sentito. Ecco, Presidente, in genere i politici dicono nei primi 100 giorni, qui non siamo nei primi 100 giorni. Qual è l'obiettivo particolare che si prefigge Saverio Mirarchi di ottenere da questi 4 anni ancora prossimi? Ma dal punto di vista squisitamente pratico c'è la necessità di completare il centro tecnico di formazione. Abbiamo l'altro campo da portare a termine, siamo già stati inseriti tra i prossimi 5 impianti che troveranno realizzazione e ci auguriamo di riuscire a farlo a breve. E dal punto di vista etico-morale il mio sogno sarebbe quello di poter concludere una stagione sportiva senza dover parlare di violenza, senza dover parlare di episodi spiacevoli che purtroppo ancora accompagnano qualcuna delle nostre realtà e ci distrae questa cosa da impegni ben più importanti e attenzioni alle quali invece dovremmo dedicarci con maggiore assiduità. Lei nella sua relazione ha parlato tranquillamente anche degli impianti sportivi. Sappiamo che c'è della carenza specialmente addirittura nella Locride, nella zona di adesso ultimamente mi pare che è stato riaperto da poco Bianco, però sappiamo che alcuni campi sono a ridotta praticabilità da parte degli spettatori. Cosa si può fare da questo punto di vista? Ma ovviamente non sono le nostre associazioni sportive ad avere la forza di intervenire sull'impiantistica sportiva. Le proprietà, che sono le amministrazioni, dovrebbero invece avere questo impegno per dare l'opportunità ai nostri giovani di giocare, di divertirsi, di fare sport in assoluta sicurezza. Noi dal canto nostro mettiamo a loro disposizione quello che possiamo, l'Istituto per il Credito Sportivo, gli accordi con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni, Credito Sportivo e Lega Nazionale Dilettanti, per stimolare le amministrazioni a mettere in campo quello che è possibile per rendere questi impianti disponibili nel miglior modo. La Locride, è vero, ha un momento di difficoltà, vive un momento di difficoltà, ci sono impianti che sono chiusi, altri che sono completati, addirittura in erba artificiale, ma che non riescono ad aprire per far giocare i nostri giovani. Insomma, questo è un impegno che invece bisogna attenzionare. Ecco, dall'inizio, 8 anni fa, quando si è cominciata questa avventura, si è partito con il discorso del settore giovanile. I 4 under a livello di eccellenza di promozione poi sono diventati 3, adesso si è cambiato un pochettino la questione degli anni. Noi ci siamo visti all'inizio dell'anno in Domenica Gol e non erano ancora cominciati i campionati di seconda e terza categoria. È una mia domanda personale, la mia. Io certe volte le faccio, poi spetto dal Presidente le risposte che mi convincono. Qual è il significato del non fuori quota in seconda e terza categoria? Ma la seconda e la terza categoria intanto aveva un fuoriquota che di fatto non lo era, perché le fasce di età che fino all'anno scorso erano di gente ormai adulta e quindi non aveva senso. E
poi sono attività che sono molto vicine alla definizione di attività ricreativa. Insomma, la terza categoria la si fa per puro divertimento, insomma, per il desiderio di ritrovarsi su un campo di calcio e giocarci, e quindi mettere un obbligo che avrebbe forse in alcune realtà, perché poi sono realtà piccole, ad iscriversi magari per mancanza di giovani, perché sono territori che svolgono e disputano questi campionati ma hanno difficoltà a trovare giovani. Non sarebbe più logico, chiedo scusa se la interrompo, non sarebbe più logico mettere un limite ai fuoriquota alti? Non nelle categorie basse. Questo sarebbe un percorso dal quale eravamo partiti, ma che avrebbe dovuto trovare soddisfazione nei campionati maggiori, in quelli regionali di eccellenza e di promozione. Lì però entra in gioco anche un minimo di agonismo, perché ovviamente le squadre di eccellenza, di promozione, ambiscono a raggiungere i campionati nazionali, obiettivi importanti, e quindi anche lì insomma, l'agonismo ha il suo perché. Ultima cosa, la lascio, l'anno prossimo si prevede questo campionato di elite, cosa vogliamo dire ai nostri, cosa, lo spieghiamo per favore? Sì, questo è un campionato rivolto ai campionati allievi e giovanissimi regionali, ci auguriamo anche per i giovanissimi regionali, e stiamo struttureremo dall'anno prossimo un campionato unico, un girone unico regionale, nel quale entreranno di diritto le prime tre dei quattro gironi regionali di quest'anno. Andranno a comporre questo girone d'eccellenza che si svolgerà su scala regionale e che vedrà coinvolte, si suppone, le migliori realtà giovanili che abbiamo nella nostra terra. Poi possono andare avanti o ci rimane? La vincente rappresenterà la Calabria nelle finali nazionali per il titolo nazionale di categoria. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi.